Sì, 13 anni fa. Mi sembra. Siamo online, siamo online. Is live. Qua. Siamo. Sì, siamo online, siamo online. Ci siamo, caro Albi. Grande Massi, della Toscana alla Sicilia, Davvero, ci possiamo vedere solamente online. eh? Questo però, guarda, alla fine, boh, non lo so, ha dato un pochino più di questa situazione. Sì, Io sto usando tantissimo questi strumenti. sicuramente se un po' di anni fa dicevano che i social no, mettevano distanza tra le persone. No, in questo periodo invece senza social sarebbe stata dura. Esattamente. No? Esattamente, eccoci qua. Così Quindi ci vedono anche, soprattutto te. No, sicuramente i social secondo me stanno aiutando tanto. Ovviamente, come tutte le cose, non bisogna abusarne, no? certo. Però sì, Sennò. senza quelli di tanto io sono rimasto incastrato qua in Sicilia, parlo con i miei dai. Un giorno sì, un giorno no, quasi sempre, no, senza Skype o senza WhatsApp sarebbe stata dura. Decisamente, io ho già perso la parola perché sto guardando questo video qui e ho già perso la parola. Guardo le manovre tue di Primi decisamente qualche anno fa, eh? kite loop and pass qui era. Davvero. Loop and pass, questo qua era il secondo, questa qua era mi sembra la seconda versione dello Switch che era il primo senza carrucole, non so se, ma forse Sì. ancora, sai che Sì. c'erano i laterali che venivano giù e poi c'era una carrucola Certo. che tornava al centro, questo qua era il primo crossbow, il primo Switch e poi vedi questo qua invece era senza e quindi era il primo e wow, era una rivoluzione, era il kite era super morbido rispetto al primo. Cioè, provandolo adesso sarebbe comunque un cancello, però rispetto a quelli di prima era. Ce Ce l'ho l'avevi? Ah sì? Ho perso un attimo. Ci sono, ci sono. Ah. Ci sono, ci sono. Ce l'avevi, hai detto sto kite? No, io ho il crossbow. Colpo. Mi erano venuti due braccia grosse così. Sì, esatto. Infatti mi ricordo che Però. tutti i windsurfisti che lo provavano dicevano: ah, bella storia, senti che bel feeling, sembra di andare in windsurf. E invece i kiter che dicevano: porca miseria, sei duro. È vero, io però vedi ora ci sono tutti questi sistemi ginnastica posturale, ginnastica in un modo, in un altro. Io una stagione di crossbow 16 perché qui da noi c'era poco vento, Ce l'avevo. Altro avevo raddoppiato le che andare in palestra, no? Fare pesi, non Ma serviva. scherzi, ma scherzi. Sì, è vero, è vero. Però funzionava bene e quando venne fuori fu veramente, insomma, ha cambiato la vita, penso. Sì, Sì. sicuramente la rivoluzione nel Sì. mercato, nel mondo del fight, dai. Sicurezza e the power, sì, è stato un grosso step. Sì, per me è stato quello che mi ha fatto decidere che il kite poteva essere lo sport per me. Ah, wow, ok. Sì, Perché prima l'avevi provato. avevo provato anche con due cavi, poi ho visto, sono un velista, ero abituato a ho un problema, mollo la scorta, lì ho un problema, non mollo nulla, invece il crossbow era un kite che ho un problema, mollo, il kite si spinge. E quello mi ha aperto il mondo, Sì. decisamente. Quella è stata una delle prime idee, una delle prime cose su cui Pete si è fissato e tuttora è così, eh. Tuttora è così perché se ci pensi, Sì, eh? sì, perché se ci pensi Cabrini è una delle poche brand che non ha una stopper, no? Quindi nel senso non puoi limitare il depower come lo vuoi tu, cioè metterlo basso.
perché l'idea di Pete è che comunque vada, qualsiasi livello di abilità, se tu hai un problema, quando molli la barra hai già un livello di the power buono, che comunque uno si ferma e sei già al sicuro, che quello lì è sempre stata un po' la sua idea. Appena molli la barra vuol dire che qualcosa di fa. Certo, infatti qualcuno sta scrivendo. Vedo, te li vedi i commenti? Li riesci a vedere anche te? No, sì, comunque qualcuno ha commentato. Va bene. Ah, di qua. Ora ti faccio vedere. Sì, c'è una colonnina con i. C'è la Alice. Con i commenti. Andrea Papi. Andrea, sì. Andrea, bisognava. È lui il mio assistente in queste cose. Ah sì, eh? È lui l'informatico? Di solito, sì, ora non solo. Ok. Soltanto okay. Che ora ha una bimba piccola. Lo saluto. Una bimba nata pochi giorni fa. Ah, ok. Quindi sarà. E ora? Sì. Vediamo un po', ti faccio vedere con calma, perché ovviamente, come ho già dichiarato, che il mio computer, ovviamente, prima delle cose importanti, ha mollato la presa, no? Però quindi c'è quello di scorta. Vediamo se ce la facciamo. No, sto usando questo, quello di scorta che è più nuovo va peggio. È così, quando c'è da fare le cose, ci studi, ci stai dietro, poi... Dopo un mese di quarantena, poverino, anche lui accusa. Ma davvero, davvero. Comunque non so se notavi la mia barba da quarantena. Una volta qua. Cosa si tira fuori. Vedi un po' cosa ho messo? Questo è il nuovo Crosswing. Quello che c'hai tu in casa. O esatto. Quello che ce l'hai. È quello che ho sotto il letto, per l'esattezza. Ok, ci dormi sopra, insomma. Ci dormo sopra, sì. Sì. Parlaci un pochino di questo, dai, Albi. Che... Sì, è un bel giochino. È sicuramente un po' la nuova sfida, la nuova frontiera del mondo degli sport acquatici, no? Come quasi tutti questi sport qua, viene sempre da Maui, no? L'idea. Pensa che... sembra due anni o tre anni fa avevo visto il primo, diciamo un po' la prima idea, che non era gonfiabile, aveva solamente stecche, e c'era questo ragazzo di Maui un po' alternativo, sai, che tipo vive per strada e diciamo va un po' in acqua con la roba che trova, che niente, si era fatto sto robo a forma più o meno simile con delle stecche, tutti lo guardavano e dicevano no, ma guarda questo qua, ma dove va? Prima senza foil, poi dopo ha trovato un foil da metterci sotto, e dopo hanno cominciato a dire ma però guarda un po' come riesce a bollinare, poi guarda un po', vedi, riesce ad andare sull'onda, prende l'onda, no? Mette questo coso basso, surfa l'onda e poi se lo riprende, torna fuori, e quindi allora dopo hanno cominciato a pensare, hanno detto alla fine il foil è sicuramente la cosa che tira tanto e che adesso si mette sotto tutto, no? Cioè, che sia surf, che sia wind, kite, barca vela, è sicuramente la nuova frontiera il foil. E quindi nel surf da onda tantissimo, no? Perché ha aperto, diciamo, lo sport a poterlo fare con ondine su piccole, con cioppi praticamente, no? Servono si surfano l'onda lunga quando c'è vento forte. E quindi ho detto, quando surfi col foil, no? Io ho cominciato l'anno scorso. Quando prendi l'ondina col foil, il bello è che riesci a surfarla per veramente un sacco di tempo, no? Anche quando l'onda si smoscia, però riesci, sai, pompi e riesci comunque a surfarla un sacco. Però soprattutto all'inizio, quando non sei bravo a pompare, ti fermi, hai fatto un chilometro di onda, per tornare indietro ti devi fare un mazzo così, perché ti metti lì a pagaiare, c'è questa tavolina piccola, ti metti lì una fatica, arrivi sul picco, sei morto. Preso un'onda, morto. E quindi dice, con questo wing, se c'è vento, perché naturalmente il vento ci vuole, surfi l'onda come quando stai facendo surf foil,
per tornare sul picco, invece di remare, prendi questo wing, gli fai prendere vento in un certo modo, bolini, torni sul picco e vai così con la giostra. Questo, diciamo, è il punto, diciamo, l'idea dove è nata, okay, a Maui. Adesso poi le cose si stanno evolvendo e naturalmente ci vanno nella copiata, uno ci va avanti e indietro, è comunque super divertente. Cioè, è una cosa nuova, unisce, secondo me è un mix veramente buffo, come feeling quando uno lo prova. Io che ho fatto windsurf anche quando ero bambino, unisce veramente molto le due cose, del kite e del windsurf, perché ce l'hai vicino, no? Lo tieni nelle mani, alla fine il movimento che fai per partire, pompare, poggiare, assomiglia molto al windsurf, però dai, è gonfiabile, è super leggero, te lo puoi anche mettere sopra la testa, quindi diciamo che metti insieme un po' le idee e le abitudini che hai con i due sport, e in più ci metti il foil, quindi c'è proprio tutto di più da controllare all'inizio, però quando poi hai tutto sotto controllo, il feeling è molto bello, quindi ti tocca appena si può rientrare in acqua, una bella giornata di vento, ti tocca. Senti, ma per impararlo, io non l'ho mai provato fino ad oggi, quindi cosa, sì, che consigli dai? Beh, come questa foto qua, vedi, questo qui è Pete, e la come consiglio l'inizio è di incominciare con una tavola grande, okay? Perché se guardi adesso i video, quelli più fighi adesso, che vanno con delle tavoline piccole, tipo da surf, o ancora più piccole, ok? E alla fine il difficile dell'inizio è riuscire a partire, riuscire a prendere velocità, planare e andare sul foil. E con una tavola piccola bisogna essere proprio super precisi, proprio millimetrici con i pesi, e ci vuole anche un sacco di vento, che in Italia non è sempre facile. Quindi ci vuole una tavola come un piccolo SUP, praticamente no. Adesso ci sono queste tavole che sono intorno ai 6-7 piedi, direi, incominciare, belle voluminose, sopra i 100 litri, così tu riesci a starci sopra anche da fermo, capito? Galleggi fermo, okay? Riesci a starci sopra bene. Perché già ci avrai tanto da fare con wing, che sai, all'inizio non sai come prenderlo, ti si gira col vento, ti tocca l'acqua, quindi almeno una cosa deve essere stabile, quella deve essere la tavola, e poi altra cosa, devi avere un foil sotto grosso abbastanza, perché più è grossa la davanti, e più sarà facile, nel senso, partire con poco vento e riuscire a star su anche andando piano se hai una davanti grossa. Quindi queste qua sono un po' le due cose, un po' il grosso sotto, alla fine sì, bisogna andare grossi, quindi un po' il grosso sotto e tavola grossa, questo è il consiglio per incominciare. Poi chi ha già provato ad andare in kite foil, cioè il feeling è quello, capito? Appena prendi poco di velocità, sposti il peso indietro e il foil tanto funziona nello stesso modo, quindi non è più difficile, anzi poi questi fogli adesso con queste ali più grandi sono super stabili, non vai velocissimo, quindi sono facili anche da controllare. Certo, io l'avevo preso con l'intenzione di provarlo sulla neve anche. Sicuramente, secondo me, cioè, ho già visto dei video in giro, io ancora non l'ho provato sulla neve, anche perché neve quest'anno poca, però sì, ho visto dei video, sicuramente funziona. Alla fine con una cosa simile, no, già li avevo visti, no, con queste tipo velettine, venivano giù e facevano tipo i saltini di quelle rigide, no? Questo qua sicuramente ti diverte. Poi, secondo me, uno dei vantaggi è sicuramente quello del poco ingombro, perché comunque una vela, questa è una 4 metri, se non mi sbaglio, no? Esatto. Poco ingombro, niente cavi. Secondo me va ancora capito qual è tutto il settore in cui andrà, perché dalla montagna al mare, certo, può avere tante applicazioni, sicuramente. Sì. Tantissimi posti dove magari lo spazio per montare un kite non c'è, no? O comunque sono stretti o non ci sono i permessi, con questo magari un giretto uno ce la fa a farlo.
Esatto. Allora, ora invece si torna un po' alle nostre ali. Ora arrivano, calma. Perché per fare queste cose bisognerebbe avere 12 schermi. Io invece oggi ce ne ho uno e mezzo. Uno con un po' di righe. Sì. Ascolta, invece ora queste sono foto della collezione Caprigna di quest'anno, giusto? Giusto, sì. C'è Mirko che scrive. Dove è stato fatto lo shooting? Questo qua a Maui. Maui. Questa qua è la North Shore di Maui. Quello che vedi dietro, vabbè, è un po' annuvolato, però quello lì è il vulcano, Haleakala. È il vulcano col cratere più grosso al mondo, diametro 25 chilometri. Quella lì è la North Shore, quindi è la zona più conosciuta. Ci sono stato. Come dici? Quindi sì, dai, lì è classica condizione di Maui, vedi c'è la spiaggettina corta. La spiaggettina corta e poi c'è un bel 200-300 metri di dai, acqua più o meno piatta, la massima. Sì, dai, piatta, dai, cioppettata. E poi dopo c'è il reef, e quindi sul reef che segue tutta la costa c'è quasi sempre un po' d'onda. Quindi. Come si chiama lo spot? Perché ci sono stato, ma non me lo ricordo più. Questo qua mi sa che eravamo. Aspetta, fai vedere. Qui siamo andati. Come si chiama? Posto subito sopra Sprex, questa qua è una zona un po' diciamo che borderline, cioè ci andiamo Ah, apposta ok. qua perché così non ci sono altri kite in giro, no? È una zona vicino al limite dell'aeroporto, perché sai che lì c'è l'aeroporto Sì. che atterra e quindi c'è la no fly zone, quindi da lì sopra il kite non si può andare, quindi siamo proprio al limite. Ho capito. Sì. Ho dei ricordi fantastici anch'io nella Vedi, questa qua rientra, vedi, si vede il reef fuori, vedi l'acqua bassa prima, poi il reef fuori, c'è sempre un po' di ondina, ma il vento arriva quasi sempre mura a destra, quella lì è la direzione del trade winds, no? Degli alisei, quindi sì, tanta roba. Questa qua è sempre la session che facciamo a fine photoshoot, quando abbiamo finito, abbiamo fatto tutto, e quindi anche tutti quelli dell'ufficio, no, compresi grafici, tester, vengono giù e facciamo una session insieme e poi finiamo con una bella grigliata. e quella ci sta sempre bene. La birretta, sì, è una grigliata. E Barbecue. suoni la chitarra te? Sì, sia io sia Pete, poi c'è la figlia di Pete che adesso è super brava, poi c'è il grafico, quello che fa le grafiche, che è wow, bravissimo, sia con la chitarra sia con l'ukulele fa degli assoli incredibili. Quindi abbiamo un po' una band. Quando ci ritroviamo suoniamo sempre. Ora vado avanti. Dimmi un po', parlaci un pochino di Cabrigna 2020, dai. Caprino 2020? Allora, vabbè, Sì, questo. un po' tutto il riassetto, anche breve, riassetto che c'è stato, così altri progetti futuri, insomma, quello che ci puoi dire. Certo. Sì, diciamo che era una cosa a cui Pete stava lavorando già da un po' di tempo, no? Cioè per chi magari non lo sapeva, giusto così un riassuntino veloce, negli anni 99-2000 Pete diciamo che aveva trovato un accordo con Neil Pride, che ai tempi era assolutamente il produttore più grande al mondo, no, che faceva vele Windsor tutte le aziende, c'era questa fabbrica gigante, produceva più di 300.000 vele all'anno. E quindi avevano trovato l'accordo che Pete avrebbe disegnato la linea kite e Neil gli avrebbe fatto la distribuzione, quindi hanno trovato questo accordo. Poi dai, sono cambiate tante cose, cambiate CEO tutto un altro tempo adesso e quindi Pete ha deciso di riprendersi il brand, quindi ha dovuto comprare sì, tra virgolette il suo nome fuori dal gruppo Pride. Sì, per fare questo diciamo che si è messo insieme a quest'altro ragazzo che si chiama John Modica, che è un ragazzo americano, anche lui è stato un rider Cabrigna per tantissimi anni, lo conosco bene, un bel tipo, anche bravissimo in acqua, col surfino, super bravo,
lui è di Miami, e quindi insieme hanno, diciamo, sì, acquisito Cabrini fuori dal gruppo. Quindi il gruppo Pride ha sempre avuto base ad Hong Kong, e quindi adesso tutti gli uffici, diciamo, della contabilità e del commerciale sono stati spostati da Hong Kong a Miami, che è la nuova base, diciamo, fiscale. Mentre invece per quanto riguarda il marketing, lo sviluppo e tutto il resto, diciamo, sì, la parte creativa rimane sempre a Maui, perché Maui è sempre il luogo di nascita di Cabrigna, Pete è lì, e quindi l'ufficio è il team creativo, diciamo, che rimane lì. Quindi diciamo che, sai, la cosa positiva di, nel senso, essere in un gruppo grosso, no, ha sia cose positive e negative. In questo momento non era positivo rimanere in un gruppo grosso, e quindi il bello di essere sì, diciamo, indipendenti adesso è che le decisioni vengono prese molto più velocemente, sai, quando c'è un trend del mercato ti puoi subito, sai, puntare, non so, adesso è uscito il Wing, vai, no, 100% produciamo questo, puntiamo, sviluppo, quando invece in un'azienda grossa, in una multinazionale, no, ci sono sempre tanti passaggi da fare, tante firme prima di poter arrivare a una decisione. Questo è giusto un esempio. Certo. Quindi sì, sono tutti super positivi, e ti dico, non sono neanche così non pessimisti, però diciamo che non la vedono, cioè non la vivono così male questa situazione adesso del virus, perché comunque loro lavorano quasi sempre online. E quindi continuano a lavorare, continuano a testare, perché a Maui, di beati loro, possono ancora andare in acqua, quindi surf e kite possono farlo. Tra l'altro ho appena fatto una swell super bella, e quindi si stanno divertendo nelle onde. Quindi sì, sono tutti ottimisti e non vedono l'ora che tutto il mondo possa rientrare in acqua per far vedere quello a cui stanno lavorando. Ascolta, ci chiede Mirko Magnete, ci chiede qualcosa su Surfini 2020. Grande Mirko. Mirko, se non mi sbaglio, è siciliano, Mazzara. Sì, Surfini 2020, allora, per adesso sono rimasti invariati, giusto? Quindi sono gli stessi della linea 2019, ne ho uno qui vicino a me, che è il Crossbreed o X-Breed, come lo volete chiamare. A parte il look, che secondo me è molto bello, perché con il legno a vista così, molto stile surf, old school. Però sì, diciamo che ci sono tre modelli, che sono il Crossbreed, che quindi ha questo shape, cioè, no, questo shape moderno, stile bidirezionale, nel senso ha un nose e un tail molto simili, ha un rail molto parallelo, quindi con una tavola piccolina come questa, che è una 5-3, avere un rail così lungo ti dà il feeling di avere una tavola molto più lunga, no? Riesci a mettere molto più rail in acqua. Poi altra cosa che hanno tutta la linea è lo step rail. Praticamente è questa idea di design dove il rail della tavola rimane piccolino, ok? Così che quando metti la tavola sul bordo, quando surfi, quando fai il bottom, okay, il feeling è di avere una tavola meno voluminosa, piccola, molto reattiva. E poi dopo, non so se riesci a vedere, poi dopo il bordino, okay, c'è questo scalino, okay, perché effettivamente il volume della tavola c'è, ed avere più volume, sai, si aiuta sotto tanti punti di vista, no? Ti dà più galleggiabilità, quindi riesci a planare un po' prima. E quindi questa qua è l'idea dello step rail che c'è su tutte e tre le tavole. Questa qua è la Crossbreed, quindi, che fa 5-1, super bella, 5-3, che è questa qui, e poi c'è la 5-5. Questa tavola qui viene anche offerta, questa qua è in settaggio thruster, ma viene offerta anche con l'attacco foil. E la tavola con l'attacco foil è veramente simpatica, perché ci riesce a fare tutte e due le cose. E anche come tavola foil avere un po' di volume è una cosa positiva, soprattutto quando uno è già bravino col foil. Avere più volume ti aiuta in quelle situazioni quando magari, sai, sbagli qualcosa, la tavola ti scende
e quindi avendo più volume riesci, se la tavola riesci quasi a rimbalzare e noi ti fermi di meno no, rispetto a una tavola con poco volume. Quindi questa è la crossbreed, poi abbiamo la tavola diciamo per il surf down the line, quindi quella diciamo un po' più tirata, che è la S-Quad. Quella lì è la tavola che uso quando c'è condizione seria, quindi quando vengo a Puti Tedu, tipo la settimana scorsa nei miei sogni, quando c'era quella botta di scirocco, Bubbo sarei sicuramente andato con la S-Quad, che usa anche Sergio, visto che ha anche commentato Sergio. La S-Quad è una super tavola, quella lì è la tavola di Pete che ha sempre usato, ha sempre disegnato da tantissimo tempo, quindi ha un nose davanti abbastanza stretto, abbastanza affusolato, quindi quando c'è molto vento, quasi sempre, soprattutto nelle condizioni italiane, europee, no? C'è sempre cioppo. E quindi avere il nose stretto e il bordo sottile, okay, riesci bene a tagliare il cioppo e quindi la tavola sbatte poco. Anche quando c'è ventone forte, che vai col 5 o col 7, la tavola sta sempre bella ferma lì. Poi il tail, adesso la potrei anche andare a prendere, un round tail abbastanza strettino e poi come settaggio c'ha quad, okay? Però il setup quad anche lì è una cosa di feeling molto personale, però diciamo che le pinne che usa Cabrigna hanno le trailer, cioè quelle dietro, che sono molto piccoline rispetto allo standard, e quindi quelli che magari pensano che il quad ti dia tantissimo grip, quasi troppo, e che rallenti la tavola, invece non è assolutamente così. L'idea del quad è di una tavola più veloce. Ecco, bravo, quella lì sì. L'idea del quad è una tavola più veloce perché la parte centrale della tavola non ha niente, quindi l'acqua può scorrere veloce, anzi si infila tra le due pinne ed accelera. In più, naturalmente, hai più grip. Quindi mettere insieme le due cose, no? Hai una tavola che può andare veloce lungo un'onda che magari è veloce, però comunque mantiene tanto grip, che è quello che tu vuoi avere quando vai così forte, quando vuoi andare aggressivo su un'onda, sulla cresta dell'onda. E questa era l'S-Quad, questa qua fa 5-7-5-9, e uso la 5-7, invece Sergio usa la 5-9. E poi dopo c'è la Spade. La Spade invece è un po' un tuttofare. Ah, scusa, mi sono scordato uno, c'è anche la Cutlass. La Spade è un po' un tuttofare, un all-round, perché ha uno shape molto, molto carino, secondo me, perché è abbastanza larghina, e quindi è una tavola stabile, facile, che plana presto, e soprattutto se uno sta col peso abbastanza avanti, come vedi dallo shape. Però se vai sul tail, no? Vedi che ha questo wing, che è questa specie di scalino, che è dove c'è la prima pinna, e quindi questa qua, come dico in inglese, è un pivot point, cioè è un punto dove la tavola può incominciare a girare, che è il primo scalino della spade. Dopodiché il tail si restringe molto e c'è un piccolo swallow tail, quindi quando uno va indietro col peso è una tavola che gira comunque molto stretta, e quindi per questo è molto polivalente, perché è una tavola che può planare presto col vento leggero, visto che è bella larghina e voluminosa, però quando c'è un po' di ondina puoi mettere il peso più indietro e riesci comunque a divertirti bene nelle onde e a farti una bella session. Questa è la Spade. Questa qua fa la 5-3, che sì, ogni tanto la uso, e poi c'è la 5-6, che è quella un po' più voluminosa, 24 litri. Poi invece, sì, mi ero dimenticato la Cutlass, che è un po' più in su. La Cutlass è uscita quest'anno. Ah, scusa, Double Agent. Abbiamo il Double Agent. Aspetta, vado sulla... Eccola qua. Cutlass. Vai, aspetta. Cutlass, questa qua con i bordi bianchi. Esatto. Questa qua, sì, è uscita quest'anno, il nuovo modello della linea. E questa qua, diciamo, è una spade portata ancora di più verso il vento leggero. Praticamente cosa gli hanno fatto? Gli hanno abbassato il rocker, quindi una tavola più dritta, e quindi questo naturalmente aiuta nella planata, ha un po' più di volume, però comunque ha un po' di rocker sul nose e sul tail, quindi non è uno di quei serfini che lo usi solamente con zero vento e poi appena c'è un'onda questa si ingavona. No, è comunque una tavola che puoi surfare bene.
Se guardate le foto e i video di Ikea, e lui spesso quando c'è onda piccolina usa la Cutlass. Sì. Quindi questa è la linea di serfini principale. Poi dopo, diciamo, un serfino un po' alternativo è il Double Agent, che però ha la costruzione di un Twin Tip. Aspetta, vado avanti. Vediamo sul Double Agent. Beh. Arrivo, Mi senti? Sento, ti sento, yes. Vai. No, perché oggi mi sembra c'è un po' di connessione un po' stanca. Quindi tanto... Anche la connessione è stanca. Deve essere l'asteroide che si avvicina, no? Non dovrebbe passare a fine mese. È già vero. Quando è che passa questo asteroide? Ma a fine mese, ora non lo so, si deve mettere d'accordo col governo, va a decidere. ci manca anche l'asteroide. Il Double Agent invece sì, è tutta un'altra cosa, diciamo che ha la forma di un serfino, però ha la costruzione di un Twin Tip, no? Quindi è molto sottile, è tutto legno, okay? ha queste strisce di carbonio sopra e sotto, e quindi è principalmente nata come tavola foil. Okay, perché per chi deve incominciare a far foil è sicuramente la tavola più facile, proprio questo lo dico tranquillamente, anch'io ho imparato con questa e durante tutte le demo che ho fatto in giro per l'Italia durante gli anni è indubbiamente la tavola con cui tutti imparano prima, poi magari Massimo puoi dire anche te, però sì. La capacità di poterla angolare proprio come un Twin Tip quando devi partire, no? Riesci a metterci bene i piedi dentro e quindi questo aiuta un sacco. Sì, ti posso garantire che se faccio idrofoil lo devo a questa tavola qua. Tavola e piattone, ovviamente, a tutto l'insieme. Certo. È stato facile e soprattutto è facile insegnare agli allievi che vengono. Sì. È veramente, veramente facile per il discorso che l'approccio almeno dall'inserimento è simile, tra virgolette, ovviamente al Twin Tip, quindi non hai uno scoglio in meno, sicuramente. Sì. No, sì. È veramente un ottimo, è veramente facile, consigliatissima. E bisogna partire da strumenti come questi, perché è inutile dire no, provo una più difficile perché tanto poi mi evolvo e quindi preferisco investire su qualcosa già di più performante. Sì. Non consiglio. Sì, no, secondo me allora è meglio allora cambiare il foil sotto, cioè parti con questa tavola, se proprio dopo uno vuole fare un secondo step, no, potresti prendere un foil sotto che va più veloce o comunque un foil più performante. Però quella tavola lì comunque, cioè, secondo me vai alla grande. Infatti ti dico, i primi anni è sempre andata a ruba, è sempre stata fuori stock perché veramente appena arrivavano sparivano, e quindi sì, è stato un gran prodotto, tuttora un gran prodotto per chi vuole incominciare. C'è anche i risultati che scorrono nella riga sotto. Qua c'è qualche commento, mi sa che è arrivato. Albino? La piadina romagnola? Mi manca, Albino, mi manca la piadina. Oggi sono stato su Skype con i miei Riccione, per pranzo si mangiava una bella piadina, anzi un bel cassone con le erbe, fatto in casa. Quindi non vedo l'ora. Qua adesso 25 nodi. Sì, lo vedo, Guarda un po' la manichetta qua come soffia. Sì, direi che ci siamo persi un bel po' di giornate. Anche Mario tanto, no? Anche Mario lo sa. Si può fare una domanda? Io nel frattempo mi sono preso. Sì, chi è che può fare la domanda? Certo, Alef. Vai, Alef, spara. Alef. Andrea, nel frattempo parlaci del moto. Del moto? Sì, il moto
il moto è stato sì, il... messo lui. Esatto. È stato l'ultimo kite, diciamo, aggiunto alla linea Cabrigna, no? Nel 2019 è stato introdotto nella linea sì, diciamo che anche questo è un kite veramente tutto fare, no? Come dice la descrizione, crossover, vedi, versatile freeride crossover, perché è un kite con cui veramente ci puoi fare un po' di tutto. E ti dico, io quando l'ho provato la prima volta a Maui, anzi no, quando l'ho visto ho detto, bah, sì, abbiamo bisogno, aspetta, dai, fammelo vedere, ok, dai, tre strade, bellino, c'è un bel tip quadrato, lì è molto veloce, adesso dai, lo provo, fa vedere. Sono andato fuori a Maui, mi ricordo, lì era una bella giornata, era da 7, mi ricordo che prima non ero pieno e quindi sono andato col surfino, sono andato nelle onde sul reef e ho detto, porca miseria, wow, gira come un drifter, è veramente figo, è proprio divertente, poi c'è un bel tiro anche, ho detto, wow, bella storia. Poi dopo un po' il vento è aumentato, ho detto, adesso dai, fammi provare con un twinty, vediamo anche come salta. Sì, mi ricordo che ho preso una ace, sono andato dritto sul reef, ho preso la prima onda, ho fatto uno stappone, una roba, ho detto, porca miseria, mi sembra di avere uno switch, alla fine, come lift. E quindi ho detto, porca miseria, qua ha veramente fatto jolly. E quindi, sì, come lo descrivo, infatti è proprio così. È un kite che è veloce, perché essendo a tre strade, naturalmente è molto rapido, molto morbido sulla barra, per tutti quelli che ancora dicono che Cabrigna è più pesante di, no, di altri marchi. Prima cosa vi dico, provate tutti i kite della linea, perché adesso non ce n'è più neanche uno pesante, prima cosa, anzi ci sono tante altre brand che sono più pesanti. Ma poi sì, il moto in particolare è super super leggero, anzi all'inizio, venendo da uno switch magari o da tantissimi altri kite, uno si deve un po' abituare, perché è super super morbido e quindi magari all'inizio non sai neanche dov'è. Poi dopo ci fai la mano, è assolutamente uno spettacolo. Poi di positivo, avendo tre strade, è che è molto leggero, quindi questo apre, diciamo, apre il mondo, cioè apre l'uso di questo kite anche sul mondo foil, perché dai, riesce a galleggiare con pochissimo vento e quindi lo puoi usare anche al limite di vento per fare un po'. In più ha un bel tiro, ok? Quando tu lo compari anche con un FX, ok, che è sempre un tre strade con il tip quadrato, che è un kite che ha un profilo però molto più dritto, ok? Quindi l'FX è un kite che non ha un tiro, diciamo, quando lo metti fermo in finestra. L'FX, avendo questo profilo molto dritto, lo devi far volare molto per generare tiro. Invece il moto ha il profilo, cioè effettivamente hanno preso il profilo dello switch e l'hanno messo sul moto. E quindi lo switch da sempre, ok, in inglese viene descritto con la parola park and ride, quindi tu lo puoi parcheggiare in finestra, tiri la barra e vai, e sei perfetto. Quindi con queste caratteristiche qua, no, diventa buono anche per chi ha le prime armi, per chi impara. Io anche qua in Sicilia lo uso molto, soprattutto nelle misure, dai, medie, grandi, 12 metri, 10 metri, 14, quando c'è il vento leggero, per, sai, fare le prime partenze, per imparare. È un kite molto intuitivo, facile, quindi sì, è stata una grande aggiunta, e quindi dovete provarlo se non l'avete ancora fatto. Allora, prima di parlare del Contra, ti chiedeva, Aleph Gotis, ti chiedeva cosa ne pensi del Chaos 7 del 2015. Senti, la domanda specifica. Wow. Attenzione. Chaos 7 del 2015? Porca miseria. Vecchiotto. Adesso vedrò che 6 anni dopo uno si scopre. Allora, beh, in generale, il 7? Wow, il 7 è piccolino, eh? È un bel kite, sicuramente, è molto stretto, ok? Il Chaos in generale è un kite con un aspect ratio abbastanza elevato, no? E quindi è un kite abbastanza stretto. Quindi è un kite che vola molto avanti nella finestra di volo, quindi se tu fai freestyle, è un kite super bello, perché ha tantissimo punto morto, quindi muore tanto quando fai le manovre sganciato. Però il set ha bisogno di tanto vento, quindi o tu sei leggero, oppure ci vogliono 35 nodi.
però sì, sicuramente un bel kite. Io ci ho fatto tantissime gare, un sacco. Ok, poi qui ho messo il mio salva stagioni. Salva stagioni, grande contra, contra tutta la vita. Anche qua in Sicilia comunque, perché d'estate capita un sacco di volte, no? Che fa la brezzolina o che il termico magari non entra come doveva entrare, no? Come era previsto. Oppure, non so, abbiamo un tedescone che pesa 100 kg e tu lo metti sul contra e vai tra qui. Cioè, e sai che lui andrà. Il contra non molti lo sanno, ma è stato il primo kite a vento leggero 3 strat che è uscito sul mercato. E non voglio dire altri nomi di brand, ma tutti quelli che dicono che è stato il primo, di qua, di là, di su, di giù, io mi ricordo perché c'ero, ho anche aiutato nel testing di questo kite. E quindi è stato un po' il benchmark da cui poi tutte le altre aziende hanno creato i kite a 3 strat per il vento leggero. Perché fino a quegli anni lì, ok, tutti i kite avevano 5 strat, perché diciamo che il software di design dei kite e in generale un po' l'abilità dei designer era un po' limitata, tra virgolette, perché non riuscivano a dare diciamo stabilità a così tanto tessuto senza avere una struttura rigida come uno strat. E quindi questo qua è stato un turning point, come si dice, cioè è stata la svolta, riuscire a avere così tanto tessuto sotto controllo e soprattutto un kite così ben funzionante, un kite che pur essendo grosso non rimane a centro finestra, non fa tipo trattore che ti tira sotto vento, no, ma anzi vola bene avanti, bolina, è super morbido sulla barra, anche se è un kite da 15 o da 17, quindi che lo possono usare tutti, ragazzi, bambini, noi lo usiamo veramente con tutti. Il 13 è anche una bellissima misura perché è un po' più leggero, il 15 è sicuramente la misura azzeccata, più venduta, lì dopo c'è anche il 17 perché per chi pesa di più, però sì, assolutamente è una bomba. Dimmi te, Massimo. Sì, intanto ti faccio vedere una cosa, si leva questa e ti faccio, voglio condividere, se ci riesco, una cosetta che mi sta destabilizzando un pochino. Aspetta, con calma. Dovrebbe arrivare. Eccola. Alex, non è più Alberto di terra, ma è entrato il nostro maestrale. Che sta vedendo. È entrato. 13-15. Qui col contra tu andavi a stecca, Anzi, beh, potevi mettere anche un 12, forse. Sta salendo. Comunque, mi Ale... sta iniziando a bussare sulla pelle. Sì. Alef qui che gli tende a stallare. Alef, per prima cosa devi controllare la barra, perché il kite, se il kite non stalla, comprato da una siciliana. Comunque, il kite non sta. Naturalmente, se ci sono 0 nodi, quando lo fai volare, qualsiasi kite tende a stallare, però se il vento c'è, la prima cosa che devi fare se il kite stalla è controllare la barra, devi attaccare tutti e 4 i cavi a un unico punto, se hai un chiodo, se hai un lampione, e tutti e 4 devono essere uguali, ok? Tutti i kite a Brigna da sempre volano con tutti e 4 i cavi pari, quindi questa è la prima cosa che devi fare. Mirko che dice buttalo. Poi mi è saltata la domanda. Luca Rossi dice: io un contra 2015 vorrei cambiarlo, ma va così tanto bene. Quali innovazioni sul 2019 o 2020? Grande, sì. Allora, dal 2015 sì, un po' di cose sono cambiate. Il filo è cambiato 2 volte dal 2015, c'è stato un upgrade nel 2018, se non mi sbaglio, e poi l'upgrade 2020, quindi il profilo è stato alleggerito, quindi il kite vola ancora meglio con il vento al limite e vola anche un pochino più avanti in finestra. E poi nella linea 2020, come novità per tutta la linea, c'è il tessuto nuovo, il tessuto nuovo che naturalmente dà molta più longevità al kite, molto più performance anche con l'andare del tempo. È un tessuto più resistente, ha molta più tramatura, al doppio della tramatura, e quindi
il doppio della resistenza agli strappi, e in più a questo finish, questo come lo chiamano, questo coating finale, che è sicuramente più resistente, quindi mantiene questo feeling, sa, di croccantezza per molto più tempo, quindi assolutamente te lo consiglio. Vedi un po' se ci sono altri commenti. Che misura di sì, aspetta, chiede, guarda un po', Aleph chiede sempre che misura, aspetta, ci metto con te. Che misura, fantastici caos, dice Mario, ho ancora tutto il set del 2018. Allora, Aleph dice che misura di barra è più adatta per le vere piccole, con una 7. Parliamo delle barre, già, che comunque nel 2020 c'è stata un po' di innovazione, no? Un po' di cambiamenti. Sì. Luca Rossi dice... Già 2 anni fa Neumana mi avevi detto di buttarlo. No, adesso buttarlo no, scusa, vendilo a un amico oppure prestalo a qualcuno, sicuramente ancora c'ha delle ore buone quel kite. Barre, ok, vabbè, barre per un 7 metri, lì dipende, tutto dipende da quello che uno ci vuole fare con un kite, perché se chiedi a un rider freestyle, ok, che quelli che fanno freestyle vogliono un kite fermo, ok, vogliono un kite che quando fanno una manovra, se per sbaglio mettono la mano nel punto sbagliato, il kite non si muove e quindi mettono la barra più piccola possibile. Anch'io quando facevo le gare usavo la barra 35, la 38, no, che ci stavano giusto le mani, ok. Se tu invece ci vuoi fare il kite loop e ci vuoi fare i saltoni, ci vuoi andare nelle onde, allora vuoi un kite reattivo, vuoi un kite super veloce, e quindi metteresti una barra un po' più grande. Comunque, beh, il 7 Chaos a quei tempi, in quegli anni lì, comunque le barre, se non mi sbaglio, quella più piccola era 45 o 44, e quindi con quella barra lì vai sicuramente alla grande. Poi se hai quella un po' più grande vai comunque bene, magari sarà un po' più difficile fare manovre freestyle perché naturalmente già il kite è veloce visto che è piccolo, se ci metti la barra più grande diventa ancora più veloce. Allora, se ci sono altre domande o altre cose che vuoi dire sui prodotti 2020? Sì, beh, allora le barre quest'anno sì, diciamo che la barra fissa non è più nella linea, ma adesso abbiamo la barra overdrive, che c'è sempre stata, però il sistema è cambiato quest'anno. La barra overdrive, come dice il nome, è una barra dove ci puoi regolare, diciamo, la larghezza. Tra l'altro è stata anche la prima sul mercato. E quindi il vecchio sistema aveva questi perni metallici che tu potevi mette nella posizione interna e poi con un blocchettino sotto potevi sbloccarli e mette nella posizione esterna. Questo ha funzionato per tanti anni, però tutto il setup era leggermente più pesante di quello che erano le barre fisse. E quindi quello che hanno fatto è stato cambiare il sistema overdrive e quindi renderlo molto più leggero e comunque funzionale. E quindi adesso sì, con una cosa che è diventata tra l'altro un po' uno standard del mercato, però togli questo pezzettino, questo blocchettino di plastica, lo giri e lo rinfili dentro, così la barra cambia effettivamente di dimensione. E quindi la barra overdrive è unica. Anche sui kite piccoli, quando tu la metti nella posizione piccola, il kite va veramente alla grande. C'è anche la misura più grande, che è l'XL, che è proprio per chi cerca, cioè per chi ha kite più grandi, come io consiglierei dal 15 o dal 14 in su, la barra non vai bene, a meno che non sei una persona a cui piacciono le barre grandi particolarmente, come Albino per esempio. Albino gli piacciono un sacco le barre grandi, quindi Albino sempre barre XL, perché naturalmente il punto di vista di alcuni sulle barre grandi come Albino è che avendo la barra più grande per la legge delle leve, no? più hai la leva lunga e più riesci a far diventare il kite veloce. Quindi se metti una barra XL su un 12 naturalmente il kite sarà più reattivo, hai una barra più grande da portare in giro, però
riesce a creare più vento apparente e quindi a partire prima. Quindi sì, sono d'accordo, Dino. Ora eccoci qua, andiamo a fare la partita. Eccoci. Arrivo, te guarda se ci sono qualche commento. Ti i commenti qua, c'è Mario che dice... Sono visto, se ci tengono fermi con le scuole... Bisogna reinventarsi registi o chissà quale altro mestiere. Sì, per forza. No. Qua c'è Mario che dice, dice fa dimmi lui, campionessa emergente nel panorama nazionale. Grande Alice, lei dov'è? Grande Toki. Alice penso che sia a casa sua insieme ai suoi due gatti, sul divano. Molto probabilmente. La saluto anch'io, è un po' che non la sento. Doveva venire a sciare anche su da noi al Cimone, poi è deviato per la Valle d'Aosta, mi sembra, non lo so dove. Sì. È super caro, è sulla neve. Si è comprato tutto l'outfit, mesi prima di andare era già pronta. Le prove, era già carica. Fuori 30 gradi, lei con tutta la roba da snow addosso, pronta. Vai, qui abbiamo un'altra cosa. Questo qua non Procaite. Sì. Parliamo di questo del Procaite, io ci sono stato. Sì, questo qua Procaite che dai, un centro che ho aperto negli ultimi 4 anni, giusto? Sì, 4 anni, questa qua sì. Doveva essere la quinta stagione, mi sa. Sì, questa qua doveva essere la quinta stagione, che vabbè, lì, sarà ancora la quinta stagione, sarà leggermente diversa dalle altre. Però sì, dai, siamo qua in Sicilia. Questo qua è uno scatto di Matteo Serra che abbiamo fatto a settembre con tutto il team Pedrigna. Penso che lo Stagnone ormai sia abbastanza conosciuto in tutta Italia, se non in Europa, dai. È uno sport che si presta abbastanza sicuramente per i principianti, perché di avere l'acqua piatta, anche se ci sono 30 nodi, aiuta un sacco, no? Perché deve fare le prime partenze, perché deve imparare. E poi si presta naturalmente anche per tutti i freestyler che cercano il piatto e che cercano l'acqua liscia come questa qua, perché riuscire a fare una manovra e staccare su quest'acqua qua è abbastanza unico come feeling, è abbastanza anche unica l'occasione di riuscire a trovarlo, perché non è facile riuscire a trovare l'acqua così glassy. È un posto che ha tante altre cose belle oltre al kite, quindi penso che il suo successo a livello turistico, a livello del kite come anche un hobby, no, da vacanza, sia il fatto che comunque la Sicilia offre tantissime cose in più oltre al kite, no? Io lo comparo sempre un po' all'Egitto, no? Che dicono in Egitto no, c'è l'acqua più bella e c'è l'acqua piatta. Sì, ho capito, bello e tutto, non ho niente contro l'Egitto, però quando finisci di fare kite stai dentro l'albergo oppure vai a farti una passeggiata nel deserto. Mentre qui ci sono tantissimi reperti storici, no? C'è tantissimi monumenti ancora intatti, c'è un mangiare veramente incredibile, quindi veramente un bel mix. Ci sono tantissime onde che qui non si vedono, però tantissimi spot, quindi veramente un bel mix. Eccola qua, la grande Toki. Grande... L'avevo selezionata. Nelle sue foto sexy. Ah, l'hai selezionata? Aspetta, ce l'hai sul sito, sulla pagina Facebook, ce l'hai questa foto qua. Il contra, 600 settembre. A settembre abbiamo fatto questo progetto, non so se l'avete visto il video, forse tu Massi sì, il video che abbiamo fatto insieme al team italiano, quella è stata una bella esperienza. Abbiamo fatto questa settimana, 10 giorni, tutti insieme, tutti qui a casa mia, e quindi dai, siamo stati insieme, abbiamo cucinato, mangiato, abbiamo fatto feste, abbiamo fatto alla fine kite quasi tutti i giorni, e dai, è stato bello fare un bel videottino insieme per promuovere nuove leve.
queste qua sono le nostre ville, appartamenti che abbiamo. Questo è lo spot visto dall'alto. Esattamente. Che dire, posto spettacolare, mi sono visto diverse volte negli anni e ci torneremo molto volentieri. Speriamo presto. Speriamo che sì, a seconda di quello che decidono, se possiamo muoversi almeno tra le regioni, anche se no, non possiamo andare all'estero, però almeno in Italia si spera. Sì, sì. Io no, i commenti, non ho più seguito i commenti. Ah, ma ti chiede quando riaprite la scuola, quando si riapre le scuole, gli sport. Rispondo io per me, ma ha risposto anche Albi. Non dipende da noi per il momento. Sicuramente, almeno per quanto ci riguarda, appena ci saranno delle linee guida chiare, sapremo come muoverci. Esatto, esatto. In teoria, entro questo weekend, no, ci dovrebbero dire qualcosa, almeno sulla possibilità di fare sport singoli, no, come il nostro, poi tra l'altro in mare. Quindi speriamo bene, che almeno dal 4 possiamo entrare in acqua. E poi per quanto riguarda invece le lezioni, quello si vedrà, a seconda di cosa decide il governo, speriamo bene. Però sì, diciamo che noi dal 4 maggio, se si può fare kite, già per quello riapriremo, e poi dopo per quanto riguarda l'accommodation, quando ce lo permetteranno, perché come struttura ricettiva bisogna vedere sì, cosa decideranno di fare o di diciamo regole da mettere extra. Esattamente. Allora, stavo cercando una cosa che ovviamente con i computer che mi si sono impallati la troverò domani. Mi dice non vedo l'ora di venire. Speriamo presto, Francesco. Grande canna lunga, Francesco. Amatico skyboarding on fire. Speriamo presto, così vi verrò anche a trovare a fare una bella session a Cetara tutti insieme. Casa mia, spot di casa mia, preso in un momento dello scorso anno, e ora ci arrivo, ovviamente perché ho preparato le cose su due computer e poi non ne funzionava nemmeno uno, ma insomma, arriva. E qui è da noi, te lo sai, no? Che ci siamo spostati dall'anno scorso. Sono stato lì, no? Lì sei dentro il campeggio, giusto? Dentro il campeggio, sì. Mi ricordo. E c'è questo pontile lì di fianco, sì, mi ricordo. Gran siamo qua dentro, dove c'è il camping, il pesce, e questa è la spiaggia che ovviamente fuori stagione è tutta fruibile, e durante la stagione estiva abbiamo un canale di lancio in questa zona qua, subito a sud del pontile. Ok. Anche qui l'acqua quando vuole non scherza, essere limpida. Super bella, Ma fuori lì sono scogli, sono alghe? Sì, no, è scoglio, fondamentalmente qui è tutto scoglio. Infatti, quando monta, cos'è, libeccio? Sì, però da questa parte, rispetto allo spot più famoso della zona nord che è le spiagge bianche, qui siamo a qualche chilometro più a sud, sì. E le condizioni sono molto diverse perché praticamente abbiamo un paio di chilometri di secche, ma forse anche qualcosa di più andando dalla spiaggia verso largo, e quindi non è uno spot wave, però ci consente di fare delle uscite anche quando magari il lato nord, zona spiagge bianche, ci sono onde assurde, e di qua ancora siamo in grado sia di uscire tranquillamente sia di andare in mare a lavorare con i gommoni e tutto il resto. Quindi sì, sembrano due mondi completamente diversi, anche se sono ok. Abbastanza. Rimane più piatto, insomma, cioè non fa onda cattiva come di là che dopo sì, ti mastica e ti sputa, lì invece ancora la session ce la fai a farla.
Sì, e questo è quanto, insomma, questo è... Questo sarebbe stato il secondo anno in zona. Certo. Era... Siamo pronti, quando ci daranno il via ci risaremo. Perché in quel campeggio mi ricordo che c'erano un sacco di olandesi, tedeschi, c'erano molti stranieri, no? Sì, sì. Quindi bisognerà vedere se la fanno venire. Veramente un insieme di frequentatori molto, molto vari. E questo è molto bello, perché insomma avere da più nazionalità ci sono, più è divertente stare insieme sulla spiaggia. Certo. No, bello, sicuramente. E anche il bello, infatti, dai, di qui della Sicilia, che no, si vede veramente un po' di tutto, no? C'è un mix di nazionalità, e quindi dai, è sempre bello essere in spiaggia, conoscere gente nuova e anche imparare cose, no, di posti che magari non hai mai sentito. Allora, stavo leggendo. Alessandro dice: ciao Albi, dove si possono vedere i prezzi per i soggiorni da te? Sì, i prezzi basta andare sul nostro sito, che è procaitalbirondina.com, Albi con la Y, e lì trovi tutto di più. E comunque, se hai altre domande, puoi sempre scrivere sia nella chat sia via mail. E noi abbiamo le ragazze in segreteria che sono in smart working, come si dice, quindi ti risponderanno in giornata, e quindi per qualsiasi dubbio, qualsiasi informazione, ti risponderanno brevemente. Ah, prima sopra c'era Daniele che diceva: vorrei sapere la differenza tra 11 e 12 kite switchblade. La differenza direi che è un metro. praticamente, se guardi sul sito, Daniele, no, nella pagina del wind range, no, dove ci sono tutte quelle striscioline, vedrai quella che Cabrigna dà come range effettivo per il kite. Penso che la differenza sarà di qualche nodo, giusto, tra un metro e l'altro. Quindi quello che entra in gioco poi è sicuramente la velocità del kite, perché l'11, essendo un metro più piccolo, sarà leggermente più veloce. Quindi se tu sei un kiter che ha una certa maneggevolezza con l'aquilone, che lo sai muovere bene e veloce, ce la farai a creare abbastanza vento apparente, tanto che riuscirai ad andare quasi come con un 12, ok? Mentre se magari sei un po' più agli inizi e non sei super pratico nel movimento dell'aquilone, con il 12 sei più sicuro, sei più tranquillo, perché lo puoi parcheggiare in finestra, tiri la barra anche muovendolo poco, ok? Sicuramente ha un po' più di tiro. Quindi questa è un po' la differenza. Il 12 è sicuramente il kite, penso, dello switch. Il 12 e il 9 sono i kite più richiesti, più venduti, più rivendibili, quindi è sicuramente una sicurezza. Il 12 switch è un grandissimo kite, ma l'11 va anche super bene. Noi qua in Sicilia si teniamo anche l'11, proprio così, a seconda del vento e del peso del cliente, abbiamo sia 12, sia 11, sia 10, 9, 8, quindi siamo belli coperti. Bene, bene, Albi. Lo so. È così. Qui nel frattempo il maestrale è salito. Vai. Termica anche oggi? Sì, era un po' che non la faceva, perché è stato 3-4 giorni di pioggia, poi aveva fatto un po' di scirocco e ora siamo alla termica. Praticamente questo mese si usciva... Oggi quanti ne abbiamo? 23? Uscivamo... 20 giorni, 19. Sì, sono d'accordo. Anche qua ha fatto veramente un gran mese. Ogni tanto mi sentivo, io qua a Mazara c'ho Mario Certa, no? Che anche lui c'ha un'altra scuola. Non so se tu lo conosci, Mario, che ha la scuola Mazara Kaizer, fa Capofeto, che è quest'altro spot super bello. Una volta solo, non l'ho conosciuto. Non l'hai conosciuto? Il prossimo giro, dai, ci andiamo a mangiare un gelato.
se andiamo a fare una session. È super bello. E quindi ogni tanto ci scrivevamo, ci sentivamo e dicevamo sì, c'è vento anche oggi. Eccoci, eccoci. Albi, io ti ringrazio di questa chiacchierata. No. Ci sono altre domande? Se qualcuno ha fatto altre domande? Qualcosa? No. Albino che dice ci facciamo una grigliata. Va bene Albino, sì. La prima giornata libera, che siamo ufficialmente liberi, vengo, ci facciamo una session nelle onde e poi grigliata, ci sto, eh. L'alcol, quello bevi lo te, io vado leggero sull'alcol, però grigliata ci sto, di verdure. Sei ancora un atleta, quindi niente altro, tutto tranquillo. Vabbè, una birretta una volta ogni tanto, però senza esagerare, no, perché loro là sono molto performanti anche sotto quel punto di vista lì, Va bene Albi, sì. Ci possiamo salutare, eh? Abbiamo fatto un'oretta? Ah no, aspetta, guarda, ma a livello idrofoil race è arrivata una domanda, sì, abbiamo fatto un'oretta. Ok, a livello idrofoil race? Sì. Ok, un po' generale come domanda. Mi sa che si riferisce a... Aspetta, stanno arrivando altre domande, quindi allora Andrea sicuramente si riferisce alla V8, voleva sapere qualcosa sulla V8, sulla V8, come si chiama. Ok. Sì, diciamo la V8 è stato questo ingresso nella linea, no, con questo rig, no, tra virgolette si dice, con questo setup completo di kite, barra, tavole, foil, okay, studiati appunto per... diciamo non a livello race da gara, ok, cioè da competizione, da Coppa del Mondo, ma comunque un livello race molto performante, diciamo tra virgolette si può chiamare free race, però con altissime performance. Il foil non so se l'hai visto, non so se Massi te l'avevo mandato, non mi ricordo. No, mi avevi mandato lo speed. Ah, ti ho mandato lo speed. È diciamo il top della qualità dal punto di vista della costruzione, quindi è tutto full carbon, quindi diciamo la costruzione più leggera, ma allo stesso tempo rigida che uno può avere. Il piantone è 1,05, quindi è molto alto, quindi ti permette di angolare la tavola tantissimo e quindi avere più angolo di bolina. Poi le ali, sai, sono molto piccoline, quindi permettono di andare molto veloce. Ma la cosa bella è che pur essendo piccole, sono allo stesso tempo molto stabili, ecco, sì. Quindi diciamo che c'è questo limite di velocità, ok, finché tu non ci arrivi a questa velocità, allora tendi un po' a fare, sai, di questo movimento delfino, ok, però quando arrivi a questa velocità diventa di una stabilità incredibile. E poi altra cosa buffa è che guardandolo, no, il fuselage, che è il pezzettino dritto, okay, sotto, è abbastanza corto per la media dei foil che sono sul mercato. E di solito un fuselage corto vorrebbe dire molta manovrabilità, però meno stabilità. E invece è comunque un foil molto stabile. Quindi ti dico, noi nelle giornate demo l'abbiamo fatto provare anche a gente che sui foil performanti non c'era mai andata, e nel giro di una session è riuscita subito a prenderci le misure e a fare dei bei bordi. Poi la tavola è bella perché è voluminosa, bella spessa, anche lo shape è molto figo, tutto nero, con i bordi tagliati, quindi anche quella è studiata. La tavola assomiglia molto a quella di Coppa del Mondo. A questi bevel rails si chiamano, quindi sono tagliate all'interno, così che quando, se per sbaglio la tavola ti tocca, solamente una piccolissima parte della tavola è quella che tocca l'acqua, perché il resto ha questo shape fatto apposta che non tocchi l'acqua, così l'attrito è meno. Quindi sì, un gran prodotto sicuramente, se ti piace andare veloce, se ti piace, sai, ti fai la session, io consiglierei almeno con un amico, no, siete in due, così almeno, sai, fai questa tipo garetta, comunque sfida, no? Chi va più veloce, chi fa più upwind, chi fa una bolina, non so, parti lì da Vada e arrivi
non so, di Bolina, dove è che si arriva? Castiglioncello? O no, è troppo. Sì, sì. Comunque, sì, dai, sì. Ti fai delle boline incredibili e poi anche nell'asco è molto stabile, quindi veramente, veramente un gran prodotto. Le immagini che scorrevano sono del campionato italiano che abbiamo organizzato, che organizziamo tutti gli anni noi, appunto, di Trofoi, la Vada. Ah, grande, grande. Però quest'anno è saltata la tappa, però organizziamo anche quello. Io, essendo legato al mondo regate, come da velista, appena si è presentata l'occasione di poter organizzare con il Circolo Velio Pietra Bianca anche queste cose qua, ci siamo buttati dentro. Sì, fa bene Massi. E anch'io sono in ballo sia con una tappa di Coppa del Mondo Juniores che doveva essere i primi di maggio e quindi quella è stata posticipata per adesso a settembre e quindi speriamo che per settembre le cose siano migliorate e poi poco prima di quella tappa lì stiamo organizzando anche la tappa freestyle del campionato italiano e così sono vicine, così sperando che per i primi di settembre sia tutto a posto. Però dai, così chi viene volendo può fare sia il campionato italiano sia la Coppa del Mondo Junior. Abbiamo un'altra domanda e poi chiudiamo. C'è Luca Rossi che Sì. chiede cosa daresti ad un kiter di 88 kg, un 17 o un 15, se è uno che vuole girare. Io sono cisenatico, quindi le condizioni di vento le conosci. Ok. Tu sei quanto pesi? Ma io penso 91. 91, ok. Diciamo che la prima domanda, cioè, anche se lo di rispondere con una domanda, però io gli chiederei se usa principalmente un twin tip o un foil. Non so, tu Massi con il 15 usi il foil, no? Con il vento leggero? Sì, io con il 15 uso il 15 e il nostro foil e giro benissimo dagli 8-9 nodi in su. Ovviamente Esatto. Infatti. il range di utilizzo facile è intorno ai 10-12, però stando accorti e sapendosi muovere, insomma, si scende anche ancora un pelo, sicuramente. Certo. Ora, ovviamente se uno pensa di usare la twin tip per muoversi comunque con venti leggeri, forse il 17 è un aiuto in più, anche se il Sì. Sì, 15 certo. secondo me è la misura più divertente. Il 15, sì, Sì. anche secondo me, allora il 15 secondo me è la misura top della linea contra, perché è quella misura veramente, sai, che è proprio nel mezzo, non è troppo grosso, non è troppo piccolo, è un bel tiro. Però, di 88 kg, e conoscendo Cesenatico, comunque, se il vento è lo stesso di Riccione, a Riccione, se uno vuole andare con un twin tip, sicuramente ci vuole 17, perché se no col 15 e il twin tip, non so, la vedo dura. A Stylus Poi 165. magari se fa una super stagione che fa il termico di Scirocco sempre, andrebbe bene anche 15, però non so, gli ultimi anni tutti mi dicono che a Riccione se uno non ha il foil non si va mai, e quindi così di getto direi che ci vuole 17 per divertirsi. Dice ha una Stylus 165 per 48. Ah, però, quindi c'è un bel twin tip anche. Twin tip è bello grosso. Twin tip è bello grosso, quindi siamo borderline. Siamo borderline. 15 e stylus. Va, potrebbe anche funzionare. Potrebbe anche funzionare. Che dici, Massi, tu? Ma io sì, secondo me sì, tranquillamente può funzionare, ovviamente alle solite. Se in futuro magari ha come obiettivo di provare anche un idrofoil, sicuramente rimarrà sul 15. Bravo. Io secondo me sì, se poi invece l'idrofoil per ora non è Sì. diciamo, negli obiettivi, nei programmi, allora forse. Ovviamente tra il 15 e le misure superiori,
c'è un po' di differenza a livello di velocità di movimento, per quanto sono kite che sono comunque veloci per essere kite grandi. Il 15 è un kite da vento leggero, ma che si muove comunque molto bene. Sì. Ovviamente 17 e anche 19, sì. Intanto barra grande sicuramente, usata sì. alla massima misura, sì. E consapevoli che abbiamo dei kite comunque abbastanza importanti, quindi di sicuro sì. non sono FX9. Sì. è sparito Albi. Tornerà. Sto lavorando per prendere. Mi sono perso Albi. Albi. Emanuele Cresti, sto lavorando per prendere la Wait. Mandiamo un messaggio a Albi, che non so da chi dipende. Non saprei. Intanto vi mando. Ci siamo persi anni. Andiamo un po' nel frattempo. Mandiamo. Eccolo. Eri scomparso. Batteria andata, scusate. Va bene. Dai, comunque abbiamo fatto un'oretta e un quarto, direi che siamo arrivati alla fine, no? Sì, dai, non male, direi. Poi si può fare sempre un altro round, perché tanto ancora fino al 4 maggio ha voglia. Bravo, allora magari ci si dà un appuntamento per la magari ci diamo un appuntamento per la settimana prossima. Sì, dai, si può fare. Così se ci sono altre domande possiamo dar tempo alla gente di studiarsele e possiamo fare un altro round. Va bene, va benissimo. Andiamo un po'. Allora niente, dai, un saluto a tutti e Albi. Grande Massi, grazie mille, grazie a tutti per essere stati qua e dai, ci vediamo presto, speriamo. Grazie a tutti, ciao Albi, ciao. Ciao.